Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete vedere, le nostre cacce stanno ormai terminando e siamo dinanzi al cometa infernale, ovvero un ciocobo che sembra essere molto 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 particolare, tra l'altro grado A, quindi sarà un po' più impegnativo. I cacciatori di Tabor narrano di un ciocobo selvatico che, oltre a seminare il caos nelle lande vicine, tormenta anche i loro sogni, poiché una tale ferocia raramente si è vista tra quelli della sua specie. Un animale capace di sventrare almeno una dozzina di uomini per poi cibarsi delle loro carni non si presta certo ad essere domato, ma semplicemente abbattuto. Quindi si trova a Falcione, Dalmechia, però è cacciatore di Tabor. Vabbè, ok, cacciatore di Tabor penso che sia appunto un riferimento esterno. Va bene, Falcione di Dalmechia, quindi dobbiamo andare qua sotto a sud. Vediamo la mappa. Ecco qua, Falcione. È questa la zona di Falcione. Quindi dovrà essere in questa zona, probabilmente. Quindi la zona più vicina sono le Fauci. Quindi da Fauci saliamo e raggiungiamo poi la zona di Falcione. Quindi prendiamo la nostra Ambrosia e boh, ci vediamo dal Ciocobo. Eccoci qua, l'abbiamo trovato. Zona di Falcione, io giustamente avevo percorso questa zona, solo che poi ho guardato la mappa ed effettivamente anche questo sembra un bello spiazzale per un combattimento e infatti, come potete vedere, siamo dinanzi al nostro ricercato. Cometa infernale, eccolo qua. Il nostro amichetto. Non ho mai visto un ciocobo simile. Qualcosa mi dice che non sarà facile dominarlo. Oh porca. Ho fatto la cometa ciocobo addirittura. È proprio incazzato come un mostro. Tanto livello 38. E anche lui ha l'attacco simile all'altro drago che abbiamo affrontato, quindi bisogna schivarlo in tempo. Beh, con la scusa ci ha dato la possibilità di fare un bel mega flare e tutto quello che è. Noi parliamo, così prende danni praticamente da tutto ciò che si muove. Non ha barra del break, tra l'altro. Pioggia di meteore ciocobo. Quindi ne approfittiamo facendo. Ecco, magari non questo, però questo sì. Così incrementiamo subito. Oh, ma quanto cazzo dura? Madonna mia. No! Non ci credo! Volevo fare il parry e mi ha colpito! Dai, che cazzata questa! Questa è proprio rubata! Questa è proprio rubata! Io lo attacco ora dall'alto, così stando in aria. E così muore.
È perché tanto è inutile mettersi lì a schivare, perché se ti metti a schivare le meteore ci crepi, perché poi basta che te ne colpisce una, praticamente è finita. Non potevo fare nulla. Però mi ha dato la piuma, vedi, ora con questa piuma io forse posso craftarmi qualche altra bella robetta, perché a me serviva effettivamente la piuma cometa. Vabbè, questo lo vedremo poi la prossima volta. Quindi questo era il nostro amico Chocobo, abbastanza infame, devo ammettere, le meteore sono abbastanza infami, però se appunto rushate non c'è nessun problema. Alla prossima.